Non me lo spiego. Non me lo spiego perché, per due motivi. Uno perché sono andato a Salerno nonostante una settimana un attimo tribolata, dove dobbiamo ringraziare anche Mister Arincola che è stato molto bravo. E noi siamo stati secondo me anche bravi perché il rischio magari dopo una settimana del genere è magari andare a Salerno a prendere un'imbarcata. Invece abbiamo fatto bene le cose che ci ha chiesto, poi però in determinati momenti della partita ancora manchiamo di qualcosa che sia attenzione, che sia intelligenza tattica, che sia il capire determinati momenti della partita. E in questo momento il minimo errore comunque lo paghiamo. Tutto lì, io francamente delle partite che ho visto credo che siamo un po' tutti d'accordo del fatto che comunque a Salerno la squadra abbia giocato, non solo quando la Salernitana è rimasta in 10, ma soprattutto prima, nella mezz'ora iniziale, dove credo che abbiamo fatto particolarmente bene. Però questo ormai non basta più, ora siamo coscienti che il punto è poco e adesso giocare bene non significa più niente. Sì, fortunatamente faccio il portiere, quindi col prof lavoro in maniera un po' marginale. No, è chiaro che un allenatore quando rientra da un periodo di inattività ha sicuramente tanta voglia, ma questo è normale. Il mister è una persona credo molto concreta, si vede anche dal modo in cui credo che farà giocare la squadra. Insomma, i dettami rispetto a Toscano sono un po' diversi e noi dobbiamo essere bravi in questa settimana a assimilarli il più possibile. È chiaro che quando c'è un cambio di allenatore ricominci un po' da zero e devi cercare di assorbire subito quello che vuole il mister. La voglia è chiara, ma su quello credo si possa imputare poco anche a quelli che l'hanno preceduto, insomma, non è un problema di voglia. Il mister è una persona preparata, è uno che conosce sicuramente bene la Serie B, in tutte un po' le sue sfaccettature, che ha fatto campionati importanti, campionati magari un attimo più tribolati, e questo per noi è importante perché comunque ci garantisce una conoscenza di fondo della categoria che per noi in questo momento è importante. Ma sai, purtroppo per un portiere la concezione di star bene è un po' diversa da quella del giocatore. Un portiere che sta fuori, io purtroppo sono stato fuori tanto, sono stato fuori 4 mesi, ma non è un discorso di giustificazione o no, è semplicemente dire che per un portiere la cosa più importante è ritrovare il campo, le distanze e soprattutto entrare un po' un attimo in confidenza con i ragazzi con i quali poi in definitiva non avevo mai giocato fino a Livorno, perché comunque gli allenamenti sono un'altra cosa. È chiaro che la condizione è migliora, perché man mano che si va avanti nel tempo migliora, ma quello che deve migliorare secondo me, soprattutto per quanto mi riguarda, è l'aspetto del campo. Sicuramente contro Livorno non mi sono trovato bene. No, io non ho detto che stavo male fisicamente, perché non era quello che volevo intendere, perché sembra che un allenatore magari non ti abbia fatto lavorare o chissà cosa, semplicemente quando ho detto che non stavo benissimo intendevo che comunque le misure del campo e il rapporto con la squadra, con la difesa in particolare, lo trovi con un po' di tempo. Tempo adesso ce n'è sempre meno, quindi ora bisogna star bene. Indipendentemente dal conto rinnovare, secondo me noi adesso purtroppo abbiamo fatto una partenza troppo brutta, nel senso che un punto in 5 partite è veramente poco, quindi noi dobbiamo prendere qualsiasi partita adesso per cercare di fare più punti possibili. Chiaro che poi ci sono gli andamenti della partita, nel senso che magari contro Livorno e contro la Salernitana, se magari ci rendiamo conto che in quel momento non riusciamo a tirar fuori più di un pareggio, quantomeno il pareggio va portato a casa, perché quello che dico io nel campionato di Serie B, se avessimo portato quantomeno a casa un punto contro Livorno e Salernitana, probabilmente tanti problemi non sarebbero venuti fuori. Però è chiaro che con i 3 punti ora si può far presto a recuperare una situazione, però i 3 punti vanno fatti.